Finzione o realtà? No, vabbè, siamo in una finzione, vi è del tutto chiaro a tutti quanti voi che siamo come in un Truman Show, è tutto falso, ci stanno raccontando un sacco di balle, perché insomma in 80 giorni c'era chi scriveva che si poteva fare il giro del mondo, qua in 80 giorni abbiamo fatto il giro delle figure di palta, perché il 4 marzo abbiamo capito che non c'era nessun partito che avesse la maggioranza e abbiamo passato un sacco di giorni a trovare prima con il Presidente del Senato, poi con il Presidente della Camera, una maggioranza di centrodestra con la Lega, una maggioranza del Movimento 5 Stelle con il PD e non si è trovata. Poi è arrivato il momento di Conte, uno sconosciuto, il che va bene, col curriculum un po' così così e con quell'aria un po' dégagé che ci ha spiegato che lui poteva essere la via di mezzo tra il Movimento 5 Stelle e la Lega. Tutti d'accordo, tranne che su un uomo, Savona, ministro dell'economia, che non piaceva a Mattarella. E allora tutto da capo, in questo gioco dell'oca in cui nessuno capisce più nulla. E cosa si inventa in poche ore qui, perché un governo è pur sempre necessario, Cottarelli, che peraltro, detto tra noi, piaceva sia a Di Maio sia a Salvini, ma non come presidente del consiglio di un governo tecnico. Ma anche lui prima doveva avere la fiducia del PD, poi il PD gliela nega e poi Cottarelli sale, risale, ma si potevano chiamare al telefono col Quirinale per poi uscire dalle porte di servizio. E poi, colpo di scena delle ultime ore, ritorniamo al Movimento 5 Stelle e alla Lega, che potrebbero fare il governo politico. In più ci si mette la Meloni, che fino a ieri ci aveva spiegato che c'era un veto nei confronti di questo governo. E in più Di Maio e la Meloni avevano chiesto l'impeachment del Presidente della Repubblica, che improvvisamente scompare. E poi, colpo di scena, 5 minuti fa, Di Maio dice: togliamo Savona dall'economia. Ma come togliamo Savona dall'economia? Era già fatto il governo se l'aveste tolto, e mettiamo qualcun altro al posto suo, mentre Savona gli diamo un altro ministero. Sì, diamogli, non so, il ministero dell'agricoltura. E che cosa fa Salvini? Dice: no, si deve andare al voto. Quando? 29 luglio. No, 29 luglio fa troppo caldo, forse a settembre, perché spero sia un po' più fresco. Ragazzi, ma che state a fa'? Ma che cosa state facendo?